ti dispiace, cioè non la vedi la fotocamera. E questo contiene glutine. Si vede? Intanto non mi risponde. È dritta sta fotocamera. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo video, come avrete detto dal titolo, sarà un mashup di tutti gli unboxing che dovrò affrontare questa settimana. Ho in programma di arrivo tantissimi pacchi di tantissime diverse natura e ho pensato di condensarli tutti in un video, quindi ogni volta che mi arriva filmo, quindi mi vedrete in 10 vestiti diversi probabilmente. E iniziamo da adesso. Mi è arrivato il primo pacco che andrò ad aprire con voi. Ok, questo pacco mi arriva dall'azienda Strabuono, che è un'azienda italiana che produce prodotti tutti a base di canapa. Non so che cosa dirvi, sinceramente, cioè quando mi hanno contattata e mi hanno detto che mi volevano mandare i loro prodotti, io penso di aver fatto un salto alto così. Quindi iniziamo con uno snack al cioccolato fondente e canapa. Allora, diciamo che questo per me, io non lo posso mangiare perché contiene glutine e soia. Quindi mi sa che questo sarà un ottimo regalo per Jimmy o per mia mamma, insomma. Però, ci sarà qualcosa che posso mangiare? Sì, allora, gnocchietti di riso, e questi sono simili, molto simili allo gnocchetto sardo. Farina di riso al 98%, farina di riso bio, e curcuma al 2%, sempre bio, e acqua. Sono senza glutine? Basta per me! Crackers di canapa, sempre bio, questi contengono glutine. Gli ingredienti sono farina di grano tenero, farina di semi di canapa, olio extravergine di oliva, acqua, semi di sesamo, bicarbonato di sodio, sale. Peccato che contengono glutine, però gli ingredienti sono ottimi. Crackers di canapa. Altro regalo per gli altri. Bene. Oh, ottimo. Farina di quinoa. Questo è un prodotto senza glutine e gli ingredienti sono farina di quinoa. Origine Perù. Con questa si possono fare prodotti da forno, dolci e salati, pane, focacce e frittelle, oppure miscelare ad altre farine. La quinoa ha il profilo aminoacidico completo e per questo è considerata anche una fonte proteica. Fusilli, pasta di farro con farina di canapa, ovviamente con glutine, quindi regalerò, sì, questi sono i miei regali di Natale. Farina di farro, farina di canapa e acqua. Busiate, pasta di semola di grano duro con farina di canapa. No, non ho capito, questo pacco è per me o per gli altri? Sembra anche di certo molto figa, ma... E questo contiene glutine. Sì, uffa. Ma chi mi considera? Nessuno. Cioè, alla fine cosa ho ricevuto io? La farina e la pasta. Voi che potete, crema spalmabile fondente e canapa. Gli ingredienti sinceramente non mi fanno impazzire. Cioccolato fondente fatto di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante, lecitina di soia, vaniglia naturale, olio di girasole, olio di canapa, pasta di mandorla, zucchero, pasta di nocciola, cacao. Diciamo che se anche non contenesse glutine non la integrerei nella mia dieta giornaliera, però questo è il tipico una volta ogni tanto. Però anche questo andrà a far parte dei regali, bene! 5 cose per gli altri e 2 cose per me, ottimo! Grazie comunque a Strabuono per questi. Non vedo l'ora di provare questa pasta alla curcuma. E un consiglio, se usate la curcuma nelle vostre ricette, dovete abbinarla al pepe per attivare la curcumina, che ha delle grandi proprietà disinfiammatorie per l'organismo. Al prossimo unboxing! Procediamo con lo spacchettamento numero 3, di cui vedete già la provenienza, My Protein, e questo che in realtà non so di chi sia. Dovete sapere che per fare più regali possibile mi sono un po' svuotata tutta la mia dispensa, quindi ho dovuto fare il pieno delle mie cose preferite che prendo da My Protein. Un pochino di mandorle.
il mio amato polline insieme ai miei amatissimi semi di canapa, e ho finalmente ripreso la farina di semi di zucca che non ho ancora provato perché l'ho regalata. Rogue Cow Bars, che sono barrette crudiste vegane e sono principalmente una fonte di carboidrati, quindi sostituibili a un frutto, a della frutta per merenda. Gli ingredienti sono soltanto datteri, anacardi, sciroppo di datteri che è un dolcificante naturale, cacao e uvetta. Sono vegane, vegetariane, senza glutine. Queste le adora anche mia mamma, che come avete notato è un critico molto duro, e quando le aveva finite ha cominciato a dirmi: ma io le ho finite, portamele. Queste sono delle new entry in realtà, gli Omega Seeds Mix. Sono un mix di semi di girasole, semi di zucca, semi di lino marroni e semi di lino dorato. Voglio provare a metterlo sulle insalate perché mi sembra più un mix da abbinare al salato e non al dolce, quindi non lo metterei sulla colazione. Altra new entry, l'olio di cocco. Leggerete tantissimi pro e contro dell'olio di cocco rispetto all'olio d'oliva, cose come fa dimagrire, utilizzate l'olio di cocco per... Allora, voi sapete che io non credo negli effetti miracolosi di un singolo alimento. Io questo l'ho preso perché ho letto tantissime ricette che lo utilizzano e ho voluto provarlo anche per capire la differenza di gusto che può portare a un piatto, a una ricetta. So che con l'olio di cocco ci si possono anche fare impacchi per i capelli e utilizzarlo in modi alternativi alla cucina, quindi sarà interessante anche scoprire quelli. Il liquid chalk. Questo adesso mi servirà, visto che sono entrata nel mondo del calistenico, perché questo si tratta di gesso liquido che si mette sulle mani, si stende e lascia quella patina di gesso, comunque più leggera rispetto al gesso e non vola, quindi in teoria l'attrezzo dovrebbe rimanere meno sporco, che va sia a proteggere le dita e a creare quell'effetto grip, quindi quando ti cominciano a sudare le mani non scivoli giù dalla sbarra. E infine ho preso per mia mamma due capi d'abbigliamento. Mia mamma ha avuto un problema comunque al seno e cerca sempre i reggiseni aperti davanti, e ho scoperto che su MyProtein adesso è appena uscito questo modello, si apre totalmente, quindi proprio si indossa e si chiude. Di questo mia mamma sarà felicissima perché è davvero qualcosa che cerca, e lei è sempre solo trovati da Triumph e costano tantissimo, tipo 50 euro a reggiseno. Sempre per la mamma, lei adora il viola, quindi le ho preso la solita felpa che avete visto anche a me, che all'interno è fatto di felpina. Questa, ve lo giuro, è caldissima, la mamma sarà contenta. Come sapete, e che mi scordo sempre di dire, su MyProtein avete un 20% di sconto inserendo il mio codice, e se cliccate il link in descrizione mi fate un favore perché ricevo la commissione. Se no, inserite il codice che volete, fate quello che volete, non cliccate il link e io non ricevo niente. L'importante è che mi ricevate lo sconto. Passiamo a questo secondo pacchetto. Io sono una patita di gioielli. Se guardate le mie storie o comunque i miei video, mi vedete sempre con, a parte tutte le mie collanine, ma anche gli anelli, che adesso mi sono lavata le mani quindi non ce li ho. Mi ha contattato questa azienda che produce gioielli realizzati in argento e fatti tutti in Italia, e mi ha chiesto se volevo ricevere dei gioielli, e io ovviamente ho detto: ma certo, grazie, perché no? Per farveli vedere, allora guardate che carini pacchetti, ovviamente rosa, una fatina, vediamo se si vede, che è in oro rosa, e vi giuro a me è piaciuta tantissimo perché mi ricorda Peter Pan, e che io adoravo. Ha la doppia catenina e è lunga, più lunga rispetto a quelle che io indosso. Guardate che carina. L'altro pacchetto sono degli orecchini, ma il fatto è che questo orecchino è normalissimo, a cuoricino, sempre oro rosa, ma questo vedete che è particolare perché va a lato, cioè io lo indosso e poi... Ella. Si vede? Intanto non mi rispondete. È figo, eh? Grazie mille a Marina Franchi, l'azienda, per avermi mandato questi gioielli. Io adesso sono una fatina. Lo dice la collanina. Ci vediamo nel prossimo unboxing. Nuovo giorno, nuovo pacco. Allora, questo pacco ha una storia un po' particolare. Mi avete visto acquistare questi prodotti in un vlog recente. Non solo, dopo averli acquistati, io ho fatto anche una storia recensione su Instagram, dove esprimevo la mia opinione riguardo a questi prodotti,
consigliandoveli perché mi erano piaciuti davvero. Sinceramente, e chi ha visto la storia magari se lo ricorda, se l'ha screenshottata, insomma, io non avevo nemmeno taggato l'azienda. Luna, non mangiare la plastica. E difficilmente, se tu non tagghi un'azienda, questa vede le tue storie, perché deve proprio venire lì a guardartele o seguirti. Fatto sta che questa azienda ha visto le mie storie e mi ha contattato chiedendomi se mi avrebbe fatto piacere ricevere altri prodotti. Cosa vuoi rispondere? No? Di che azienda sto parlando? Apro il pacco e ve lo faccio vedere perché non ci sto riuscendo. E ci avevamo paura. Si tratta della Zerbinati. Vi ricordate che avevo fatto vedere che avevo acquistato da Italy questi burger vegetali? Hanno deciso di mandarmeli e farmi provare tutti i gusti. E sono felice. Sono soprattutto senza glutine, cosa che non tutti ci stanno attenti. Burger di quinoa, carote e zenzero. Burger di quinoa, spinaci e verze. Quinoa, melanzane e pomodoro. Quinoa, zucca e rosmarino. Radicchio e patate. Quando io ho provato quello con le zucchine e il pesto, mi è piaciuto tantissimo perché c'era sia gusto che sostanza, sentivo i legumi sotto i denti. Farò le recensioni su Instagram, quindi andate a seguirmi, perché non è che posso fare un video ogni volta che provo questo prodotto, perché sennò mi direte: uffa, mangi sempre sta roba. Eh sì, effettivamente. Comunque, la cosa che ci tengo a dire è che è un prodotto pronto, ma è davvero ricco di tutti ingredienti sani e naturali. Ad esempio, questo a caso: patate, radicchio rosso, barbabietole, farine di legumi, olio extravergine di oliva, quinoa, carote, acqua, farina di carote, sedano, porri, cipolle, piselli gialli, sale, fibre vegetali, estratto di lievito e spezie. Non ci sono conservanti, non c'è soia, non c'è glutammato, non ci sono aromi. È senza glutine e sono davvero felice di aver scoperto questa azienda e vi farò una classifica dei miei gusti preferiti. Questi prodotti io li ho visti all'Esselunga, da Italy, e so che comunque li vendono persino al Prix, quindi li vendono un pochino ovunque. Però non è finita qui, perché mi hanno mandato anche degli smoothies. Questo io non sapevo nemmeno li producessero. Che sono delle bevande a base di succhi di frutta e verdura ed estratti vegetali. Questo arancione, succo d'arancia, purea di mele, carote, purea di ananas, zucca, sciroppo d'agave, fibre di agrumi e guaranà. Senza lattosio e senza glutine. Questo, purea di fragole, purea di banane, succo di mela, succo di barbabietola, purea di lamponi, purea di ribes, sciroppo d'agave, comunque il dolcificante è al 2%, proteine di piselli, fibre di agrumi, concentrate di carote, ibisco. Penso che questi siano uno snack perfetto da portarsi in giro all'università o comunque quando si viaggia, da bersi magari durante tutto il giorno. E infine questo sacco per fare la spesa, ed è una cosa che vi consiglio davvero. Io l'ho comprato al Lidl, è un sacco riutilizzabile, vedete, così sono a parte resistentissimi, ma vi consente anche di ridurre l'acquisto e l'utilizzo di sacchetti di plastica. Va bene, adesso fanno quelli biodegradabili, ma a parte che non durano niente e appena lo apri è già rotto, quindi ne devi anche comprare 50, spendere 50 centesimi e non è il massimo. E quindi io vi consiglio di acquistare un sacchetto del genere. Io l'ho comprato dal Lidl, adesso ho ricevuto questo, grazie, ma li vendono anche all'Esselunga, quelli gialli. Quindi grazie, grazie Zerbinati per seguirmi, non me l'aspettavo assolutamente. Io concluderai qui questa serie di unboxing di prodotti, spero che questo video, questa tipologia di video vi sia piaciuta, non l'avevo mai fatta, fatemi sapere se vi piace e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!